E siamo live ben ritrovati amici di esco a correre come state di nuovo in collegamento live da londra e siamo qua siamo qua per una nuova puntata di anime di corsa anche oggi abbiamo un ospite eccezionale non vedo l'ora di presentarvelo e fatemi sapere come state vi vedo già collegati ciao giovanni ciao noele fatemi sapere per favore se riuscite a sentirmi bene, tra l'altro ora ci sono le campane della chiesa qua vicino. e Come, 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 va? come va questo martedì 18 maggio? E il tempo passa velocemente. Giovanni mi chiede come sto io. Io bene, ragazzi, devo, devo darvi la buona notizia che il mio infortunio... È, non so. È, è, era meno, meno preoccupante di, di quello che, che effettivamente pensavo all'inizio per fortuna mi sto già allenando senza problemi questa settimana mi sono rimesso sotto e ho diverse gare diverse cose eh, da raccontarvi però non è questa l'occasione poi ne parleremo un pochettino più avanti però sì sto bene mi sto allenando e ho gare in programma per, per quest'estate eh, fatemi sapere fatemi leggere un po' i vostri commenti siete già collegati Elena dice ciao qui a Mina uh, sta per arrivare un nuovo temporale anche qua, anche qua a Londra abbiamo avuto diversi temporali Elena dice meno male sì dai per fortuna per fortuna ci siamo come sempre prendo un po di tempo per far collegare tutti perché questo è sempre un orario un po' strano c'è chi rientra dall'allenamento quindi eh, insomma facciamo arrivare tutti così possiamo iniziare con, con la nostra intervista. E fatemi sapere cosa state facendo di bello, se vi state preparando qualche gara. Non so se avete letto, però sembra che New York quest'anno si farà. Insomma, buone notizie da, da, tutte, da tutti i fronti. Le gare più importanti sembrano che eh, riprenderanno, riprenderanno e con, così come deve essere. Vediamo Alessio, mi dice viene a fare la Hibla Maior, non la conosco Alessio, fammi sapere che gara è, io valuto tutto, come sapete mi piace sperimentare, quindi assolutamente. L'unica cosa vi posso dire è che io a ottobre ho la maratona, quindi non farò più follie nell'estate, nell'estate inizierò la mia preparazione verso la maratona, non vi ho ancora detto penso quale, quale sarà la maratona che ho scelto per, per l'autunno. Ma è dove tenterò di fare il mio nuovo personale su questa distanza. Ne ho due in realtà di maratona entro la fine dell'anno, quindi ho due, due tentativi, diciamo così, due cartucce da sparare. Giovanni dice che ha iniziato l'allenamento, la, uh, la preparazione per la Roma Marathon. Grande, Giovanni, bellissima maratona la nostra Roma Marathon! Beh, 100 km Wow, Alessio. Beh, la 100 km, sinceramente, è un po' troppo per me. La follia del, della ultra scozzese diciamo, è stata una appunto una, una mezza follia. Eh, non voglio. Forse l'anno prossimo, vediamo distanze così così importanti, non, non, non sono ancora pronto, diciamo così. Non sono ancora pronto. Però, la persona che intervistiamo oggi è assolutamente pronta per tutte queste distanze, anzi probabilmente è una delle persone più esperte che potessimo avere su questo canale. Beh, ci siamo quasi, dai, tra poco faccio partire la nostra sigla, vedo che state, state arrivando e mi devo scusare perché qualcuno di voi mi ha già scritto, sono un po' in ritardo con la trasformazione di queste interviste in podcast perché, beh, Immaginate tra la trasferta in Scozia per l'ultima maratona che ho corso e più tutto il lavoro arretrato e comunque sapete che esco a correre per me è un secondo lavoro quindi ho tutte le altre priorità prima e devo dire sono rimasto un po' indietro metà, perché comunque i podcast poi vanno, vanno creati, trasformati eccetera quindi datemi un attimo di tempo che, che ci devo lavorare spero comunque di riuscire a eh, lanciarli a breve dovete portare un pochettino di pazienza, perdonatemi. Ci sono tantissimi contenuti in arrivo, progetti nuovi, mh, insomma eh, esco a correre. È un cantiere enorme aperto e sono tantissimi progetti che stanno per partire. Poi, eh, proprio, proprio questo pomeriggio, ho avuto ehm, una, una call con Riccardo Zanetti. Anche quel. Quella rubrica andrà avanti, ci sarà un video che uscirà a breve con, con tutto l'aggiornamento. Insomma, ci sono un sacco di cose in uscita, ragazzi. Non so dove trovo il tempo, sinceramente. E infatti sto dormendo poco. Comunque, basta parlare di me, facciamo partire la sigla e poi vi introduco l'ospite di oggi. Ed eccoci, sono ritornato live. Allora, eh, oggi abbiamo un'altra un puntata estremamente speciale per me, perché eh, torniamo di nuovo nel mondo dell'ultra trail, dello sky running, dell'ultra maratona, e non solo in realtà. Perché l'ospite di oggi, in realtà, ha, ha avuto due carriere, diciamo così. La prima, sempre nelle montagne con lo snowboard, e eh, la seconda, quella attuale, forse anche quella più bella, quella più ricca, è la carriera appunto dell'ultra trail. E questa atleta ha vinto tantissimo, in realtà ha un curriculum infinito, veramente dalla pelle d'oca: dalla WTMV, alla Lavaria d'Ultra Trail, doccia Ultra Trail. Insomma, ha vinto tantissime, tantissime gare. Ha dominato sicuramente eh, il settore e continua a farlo. E sono molto felice di avere qua oggi ospite eh, su, questo, su questo canale, su questa rubrica, Francesca Canepa. Vediamo se riesco a inserirti. Eccoti qua, ciao! Ciao! ciao. Grazie mille ciao. per... Eh, per essere qua, eh, ci sono già un bel po' di persone collegate, tante che ti, che ti amano. Pensa che quando ho fatto la locandina per, per questa live, eh, ho ricevuto un sacco di commenti su Instagram, di gente che ti conosce e ti segue. Quindi insomma, sei davvero amatissima su, su questa, in questa community su questo canale. E ti ringrazio davvero per il tempo che, che ci stai per dedicare. Molto volentieri. Io partirei come faccio sempre, soprattutto quando è la prima volta che, che ho qua l'ospite, raccontaci un po' chi sei. Insomma, in cinque minuti un po' la tua storia, chi sei? Come hai iniziato a correre, insomma, tutto quello che ci vuoi raccontare. Eh, allora, qua se c'è tanta gente che mi conosce già, ci ripetiamo, quindi devo essere molto breve. Eh, come ho sempre detto, sono un atleta da sempre, nel senso che fin da piccola ho capito che mi piaceva esprimermi col movimento. Quindi poi, ovviamente, mi piace esprimermi anche a parole e a emozioni, però principalmente io mi sento bene se sono in gara. Poi, eh, gara di cosa va visto? Perché a me basta la gara effettivamente. Mi rendo conto che entro in sfida con qualsiasi cosa anche in macchina, non posso avere una macchina davanti che va piano e eh, sono fatta così. Comunque, come dicevi tu, vabbè, inizio la, la vera carriera da professionista con lo snowboard che mi piaceva anche molto di più va detto Quindi, e quella era la mia carriera più bella ed era dove io ancora sono rimasta cioè se devo scegliere le mie così, anche mie, le mie emozioni migliori sono lì e mi piaceva proprio tutta la situazione il cancelletto, un sacco di cose mentre qua la corsa no, non posso dire che sia una cosa che mi diverte alla follia Mentre là c'era il gesto tecnico, c'erano un sacco di cose che comunque mi piacevano tanto. In ogni caso, adesso corro e vabbè, mi tenete così. E corri e... forte? Vabbè, più o meno. <ride> non sempre. Vabbè, anche lì, eh, ecco, quello che penso che sia più la mia caratteristica che mi piacerebbe che le persone capissero è che io sono un po' tutto nulla. Cioè, eh, se non sono ispirata, non sono in ingiornata, non, qualcosa non sta girando bene... Io posso fare veramente una roba schifosa, cioè che, ma proprio schifosa. Poi è chiaro che per, per schifosa che sia non è che arrivo ultima, però è schifosa. E, mentre quando c'è la giornata illuminata, che no, non è che ne abbiamo avute 2000, però quando ci sono quelle, allora anche un ultra, anche lungo, anche appunto come l'UDMB, che sta in giro appunto 26 ore, eh, diventa tutto facile. E io sono facile da trattare in quei giorni lì, ma quando non è così sono molto meno facile e quindi nell'essenza io sono un atleta, però sono anche una persona. Me, ecco, mi piacerebbe più quello, perché sono una persona. E, come persona ho due ragazzi di 17 anni e 14, con problematiche da gestire e connesse, due bracchi italiani, uno di 15 anni quasi, molto difficile da gestire e uno di 7. E la mia vita è semplice, è molto semplice nel senso che... Eh, al di fuori delle gare io vivo normalmente a casa non faccio niente di speciale porto fuori i cani e mi occupo dei ragazzi e basta e corro il meno possibile <ride> corri il meno possibile addirittura ho finito <ride> Wow, wow, che bello! E senti come tu, evidentemente, sei un amante della montagna? No, perché la prima carriera appunto abbiamo detto snowboard e quindi eh, totalmente aria di montagna, ma non è che sia amante della montagna, no, è che abito qua e eh, non ho avuto scelta perché in realtà a me piace tanto anche la città. Cioè, a me piacciono tutti i posti, se devo dirti, cioè mi piace beh, moltissimo il mare, dovessi scegliere il mare. Poi mi piace anche la campagna, perché quando ho fatto l'università alla fine stavo in campagna fuori Bologna, quindi mi piaceva molto, anche d'autunno, anche con la nebbia, l'odore che c'era, mi piaceva tutto. E la città mi piace tanto, quindi Milano, però come città intendo Milano o città un po' grandi, belle. E la montagna semplicemente ci sto, però non è che, ecco, no, non so se la sceglierei come prima scelta se potessi scegliere. Wow, interessante, interessante questa cosa. Come, come ha scritto un po' nel, nella descrizione diciamo di, di questa live, mi affascina tantissimo eh, parlare con atleti che riescono a, eh, a fare più sport ed eccellere in entrambi. Perché, comunque dobbiamo ricordare, tu hai avuto una carriera da professionista, come hai detto tu. Eh, mi sembra il tuo piazzamento migliore è un ottavo mondiale, quindi comunque hai gareggiato a livelli altissimi con lo snowball. E poi ti sei messa in testa adesso capiamo anche perché, mi interessa capire come mai di, di fare probabilmente lo sport più duro o uno dei più duri in assoluto, che non c'entra assolutamente nulla con lo snowboard, se non appunto che magari ogni tanto si corre in montagna e hai vinto l'olimpiadi del, del, della corsa in montagna l'UTMB la, la gara per eccellenza per questa distanza e mi affascina tantissimo questa cosa Cioè, mh, persone che riescono a, ad eccellere in due sport che non hanno nessuna tipologia di collegamento tu ti sei fatta un'idea di, di come mai sei riuscita a, a fare grandi cose in entrambi ma no. Allora, di base penso che ci sia questo. Allora, eh, nello snowboard, vabbè, io sono portata di mio per tutti gli sport di scivolamento. Quindi snowboard, sci, sci di fondo, quella roba lì, mi viene facile. Molto facile. Quindi, eh, il, il motivo, cioè, io mi accorgo se una cosa mi viene facile perché se vedo fare un gesto lo copio facilmente, senza bisogno, non ho, non ho bisogno di capirlo. Quindi non, non è che devo passare... Dalla biomeccanica roba vari, ma mi viene proprio guardo e esce. Io sono per l'estrema semplificazione, come ho sempre detto, quindi mai accanimento dove non è il tuo assolutamente. Io scelgo proprio sempre la linea di minore resistenza. Eh, lo snowboard ho fatto di meglio di quello che hai detto tu, perché in realtà io ho vinto, vabbè, ho vinto la, la Coppa Italia per sei anni di fila, vincendo tutte le prove. Eh, l'Olimpiade non, non mi ci hanno mandata né a Nagano, né a Salt Lake, né a Torino per motivi loro che hanno detto quando hanno deciso così hanno infranto il regolamento FISI che diceva chi vince la Coppa Italia cosa che io facevo regolarmente è in nazionale e di qui poi vai dove vuoi e a me hanno detto ah no ma sei vecchia cioè, avevo 25 anni, ero vecchia no? chiaramente, e quindi da lì eh, diciamo che non, non ho avuto tantissima scelta, nel senso che poi ho continuato lo stesso ancora un po', vincendo ancora un po' e soprattutto togliendomi la soddisfazione in una gara, in, in, proprio un'altra mini Olimpiade, che era um, una, una gara organizzata dalla Gazzetta dello Sport sulla 3-3 di Campiglio, su quel muro lì. Avevano organizzato le, uh, un... un un evento in cui avevano invitato le 15 migliori al mondo e poi me, perché avevo appena preso la medaglia. E io lì eh, sono arrivata seconda tra la campionessa del mondo e la vice campionessa del mondo, che poi ha preso il bronzo, il bronzo a Salt Lake. Poi, la settimana dopo, ho battuto la campionessa del mondo per 2 secondi e 70. a quel punto lì ho detto: andate a cagare perché cosa devo fare? cioè è ovvio che lì non ha senso, perché eh, non, non vado a vincere la 102esima Coppa Italia, pertanto puoi farmi sputare sul muso. E quindi ho smesso, ma non perché fosse una mia scelta, ho smesso perché io non vado in giro più così a fare niente, mi dava fastidio, era una cosa ingiusta, io non sopporto le cose ingiuste, e boh, non ho lasciato perdere. Poi, il problema è che io sono un atleta, quindi dovevo trovare comunque una qualcosa da fare. E non l'ho trovavo perché non c'era niente che mi piacesse così tanto e soprattutto non c'era niente che offrisse la possibilità di essere davvero ad alto livello, almeno non, in, non vedevo niente del genere in quel momento. E quindi ho semplicemente usato il mio solito sistema che, vabbè, nel dubbio, fatti trovare pronta. E quindi di fatto io mi continuavo ad allenare anche se appunto la corsa non l'avevo mai fatta, a parte una piccola parentesi che poi avevo dimenticato e rimosso ma è importante perché spiega perché sono qua io quando ero a Milano perché all'elementare ero a Milano e facevano una corsa di 9 chilometri e um, io ero in quinta e papà mi fa vabbè dai andiamo a fare sta gara e corriamo Ho detto: Vabbè, corriamo. e abbiamo corso e, e, e quando sono arrivata mi hanno dato la, il trofeo io avevo vinto la corsa no? senza chiaramente mai correre ma l'abbiamo fatto Così perché dici: vabbè, corriamo, corriamo, dov'è il problema? E poi ho smesso, cioè, basta parentesi, che ho completamente rimosso. E, e poi niente, in pratica, quello che io ho avvertito è che, comunque, eh, a me sembra una cosa naturale: nel senso che non mi chiedo mai qualunque distanza tu mi possa proporre, non mi viene da farmi naturalmente la domanda, ma riuscirò a finire perché è una cosa che so. Anche prima di correre lo sapevo, ci cioè, ho sempre saputo che io bastava andare e avrei potuto farlo. E quindi quando mi sono trovata poi. Ehm, vabbè, all'inizio avevo fatto una gara di fondo, come tutti ormai sapranno, quelli che mi guardano, quindi non mi ripeto: tagliamo questa parte qua. La gara di fondo mi ha solo dato la, la prova che io avevo l'endurance. Poi ho fatto una gara di corsa, eh, tipo era maggio, era il 2 maggio del 2010, ho fatto 26 km. Mi sono venuti facili, a parte la discesa che non avevo mai fatto in vita mia, quindi lì era un problema. Però poi allora, ho fatto questi 26 km: sono stata terza e nelle 10 assolute, cioè terza di categoria e 10 assolute. Allora ho detto: vabbè, quasi quasi questa corsa potremmo prendere in considerazione. E allora, siccome la settimana dopo c'era la maratona di Ginevra, ho detto: vabbè, 26 li abbiamo fatti, proviamo a vedere com'è 42, ma proprio senza. Cioè, prendi, vai, no? senza tu ti, Anche tu dicevi prima che ti vuoi preparare, io non mica mi preparo, prendo e vado. E, mh, ho fatto 329 senza, cioè, ho preso il muro, ovviamente, però, cioè, non è che sia morta. E, e allora ho visto che, niente, appunto, era facile, era proprio facile. E allora ho pensato, vabbè, eh, per non saperne leggere e scrivere, intanto continuiamo a correre, che magari è lo sport che va bene. E, e poi da lì, eh, semplicemente quell'anno, che era il 2010. Eh, ho fatto solo distanze fino a 50 km, tutte sempre facilmente, nel senso che organicamente erano facili, ma poi prendevo un sacco di storte. Perché appunto nello snowboard io facevo solo allenamenti di forza, praticamente forza, forza esplosiva, così balzi, pesi in palestra e tutto. Perciò non è che avessi questa dimestichezza con le pietre, roba varia E quindi eh, le discese sono state da domesticare per il primo anno, anche, anche un po' più avanti. E poi niente. Nel 2012 ho iniziato a fare le lunghe distanze, era ancora più comodo. perché allora lì andavo proprio gratis. E ho detto: perfetto, ho trovato il mio. E poi quell'anno appunto, per... io non avevo mai sentito parlare dell'ultra trail di Mont Blanc anche se passava sotto casa, perché non me ne fregava veramente niente. E quindi non lo sapevo. Però quando ho sentito l'atmosfera che c'era intorno a quella gara, cioè c'era una frenesia in paese, tutte le persone si preparano. E fanno, cioè, cacchio da, da, da maggio che iniziano a pensarci, no? E io mi sono trovata lì. Vabbè, il primo anno che era il 2011, ho, ho detto, beh, sentendo tutta questa. Questa concitazione, ho detto ma quasi quasi provo a scrivere così quando volevi. E... Ma sono riusciti a trovarmi un posto sulla TDS e io lì già ho fatto seconda al primo tentativo, così a caso con dei casini, ma dei casini, ma be... però era stato bellissimo perché era la mia prima esperienza proprio assoluta a quel livello internazionale mondiale, se vuoi, perché già è così. E me la sono goduta veramente. Ecco, forse se devo dirti la gara più bella è quella. Così ti anticipo una domanda che magari mi faresti. Quella è stata davvero bella perché. Era tutta una scoperta perché poi sono curiosa, ma no, io subito eh, non ripeto mai le gare se posso evitarlo perché non mi piace. E lì io andavo a vedere perché lì non sapevo neanche chi ero io, cioè, eh, eh, boh, vai a fare una roba che non s'è mai vista con un livello che boh, non si sa. E, e mi ricordo che, cioè, addirittura io ai ristoranti mi fermavo, mi sedevo, mandavo i messaggi, rispondevo, poi ero arrivata in cima all'ultimo punto, così avevo 55 minuti di distacco dalla prima, quindi erano irrecuperabili cioè nessuno va a pensare vai a prendere ma neanche morta, in più io mi godevo anche le, tutte le cose perché era davvero bello, cioè era proprio una, un ambiente bellissimo e poi sono arrivata all'ultimo punto che era, mancavano 8 km a Chamonix e mio padre mi ha riempito addirittura tutte e due le borracce, così sono partita con un bel chilo che non serviva a niente e avevo 12 minuti di distacco quindi avevo Avevo già recuperato 40 giù di lì, no, e io ho detto: Vabbè, chi se ne frega, no? Correvo come veramente, ma come se mi fosse alzata quel minuto dal divano, perché non vedevo l'ora di arrivare a Shamoni, che avevano tutti detto: Ah, una roba da pelle doc è bellissima, è una meraviglia, devi provare questa cosa. Io dico, ma io sto andando sul podio di sta roba, non vedo l'ora, non vedo l'ora, vado, 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 arrivo in piena sciamoni e mi trovo davanti la prima. E allora lì ho pensato, Dio, adesso cosa faccio? Perché comunque io eticamente non ero in grado di passarla. Perché mi sembrava una roba bruttissima. E allora, non, niente, sono arrivata seconda per 8 secondi, ma proprio contenta. Cioè, non c'era, ma neanche mi veniva in mente no, di passare. Però, il dramma è stato che non c'era nessuno, perché era prestissimo, c'era un orario di mattina assurdo, quindi non c'erano neanche i miei, perché se l'avevano presa comoda, perché pensavano che ci, ci avrei messo di più. Renato uguale, non c'era perché era ancora curvere, tanto io figurati cosa ci volevo a mettere a fare 8 km e mi sono trovata lì da sola come una scema sul muretto di questa TDS ad aspettare che qualcuno venisse a prendermi. Però lì ho avuto questa, questa bella cosa, e l'anno dopo, che era il 2012, immediatamente faccio il podio sull'UTMB. E allora lì sono diventata quella che sono adesso, cioè che tutti poi cercavano, eccetera. Ma anche lì, di nuovo una gara abbastanza facile, nel senso che io ero proprio in armonia con me stessa, non avevo pressioni, non avevo niente da dimostrare, nessuno che mi aspettava, nessuna cosa. Ed è un po' lì la chiave, cioè ormai adesso che è un po' che vado in giro, ho visto che il punto è quello, cioè almeno il mio, è se sono sul pezzo e sono. Io contenta e so cosa sto facendo, viene fuori un risultato della Madonna anche su gare dove dici figurati se io faccio il podio. Eh, sì, io lo faccio. E invece dove c'è tanta attesa, dove ci sono le aspettative, dove magari io sono meno convinta, posso fare dei disastri. E di fatti all'UTMB ho fatto questo secondo posto nel 2012 con una bellissima gara comunque e poi tre ritiri. E poi ho lasciato perdere. E poi ho vinto nel 2018. Perché i tre ritiri erano tutti bene o male, perché c'era troppa pressione anche autoindotta. Eh. Non è che, cioè, alla fine la gente conta fino a lì perché poi non è che devi rendere conto loro. Però certo. comunque, conta. Wow, che storia! Questo vedi non, non lo sapevo assolutamente. Sì, comunque è vero, probabilmente quella le, il fatto di non avere pressione, di, di, di sperimentare qualcosa di nuovo, evidentemente a te. È fa andare così, insomma, spensierata, diciamo così, no? Sì. E invece il 2018 che finalmente, cioè finalmente no, perché comunque hai avuto una carriera eh, pazzesca e comunque hai vinto anche abbastanza velocemente, no? Perché di solito ci sono persone che ci provano per anni, 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 anni a riuscire a portare un risultato di quel genere, però ecco lì che cosa, che cos'è che ha funzionato per farti vincere l'Olimpiade dell'Ultra Trail, la UTMB è semplicemente la, la, la leggerezza ecco, riassumiamo così nel senso che io a quel punto lì mi ero detta, gente ma io qua non ho mai fatto il giro completo perché comunque nel 2012 avevamo cambiato percorso perché c'era la neve, era un casino quindi vita mia e io non provo i percorsi, quindi non lo conoscevo e non cioè, non mi interessa Provarli, però io volevo proprio vedere a questo punto la mia idea era: vediamo com'è sta cosa. E, ed era l'unico obiettivo: onorare la montagna, che comunque il Monte Bianco è, è un simbolo, cioè ha senso come gara, e onorare me stessa perché Dio santo, stavolta vogliamo arrivare in fondo. Quindi, mettendo l'obiettivo basico, perciò, quello che sono certa di fare, perché è ovvio che io finisco una 100 miglia, non devo neanche chiedermelo, devo solo farlo. quindi Partita serena come un papa, poi io, però, sembro così, eh, però funziono con dei numeri e come abbiamo scritto nel libro, Renato mi aveva portato questi numeri. Perciò mi aveva fatto vedere tutti i passaggi di tutti gli anni di tutta la gara e mi ha detto, guarda, che tu con il, i tuoi passaggi, vabbè, noi avevamo i passaggi fino, vabbè, fino al 2012, purtroppo, fino all'unico punto che ci serviva era giusto contamin, perché poi il giro era cambiato. Però poi negli anni dei vari ritiri avevamo anche qualcosa in più, avevamo fino a Courmayeur. E lui mi ha detto: Guarda, che con quei passaggi lì tu sei sempre sul podio. E chi ci ha mai pensato? Perché quando tu poi sei nella gara, ti fai prendere e eh, dici: Ah, Madonna, sto facendo vomitare, schifo, schifo, schifo. Ah, passano tutti, passano tutti, passano tutti. E ti deprimi e sai già qualsiasi piccola cosa diventa enorme e ti fermi perché è così, perché il cervello è così. E quell'anno lì invece lui mi aveva preparato dal punto di vista proprio mentale, cioè portandomi dei numeri che non erano in discussione perché erano scritti. Io loro allora ho detto: vabbè, allora, qualunque cosa succeda, se io arrivo a contamina in una finestra da A, va bene. E anche magari un po' fuori, anche fossi un po' più alta. E lui su quello mi ha sempre rassicurato, mi ha che anche fossi un po' più alta, tu tanto? Ne hai dopo. E, eh, però io ho bisogno che me lo dicano da fuori perché io di, di mio fatico tanti, tantissimo a essere autoreferenziale e a credere così tanto in quello che mi, venendomi facile io non credo che sia una roba della madonna credo che sia una cosa che fanno tutti e quello è di nuovo un problema comunque poi magari ci arriviamo il fatto sta che allora avendo questi numeri in mano e in mente io sono arrivata a curva io serenissima proprio con il mio passo tranquillo e quello che era figo è che io continuavo a superare e superavo della gente che diceva ma com'è possibile che io superi questi cioè quando ho superato Casey Lichtig che comunque vince la, West la Western States ho detto vabbè qua cioè, questa avrà il coraggio nelle gambe cioè. e invece no, invece poi è che io sono effettivamente sono adattata a quel terreno lì perché comunque è bene o male quello in cui vivo anche se non faccio il percorso però quello è quello che trovo e quindi vabbè sono arrivata a Courmiere entro ottava esco settima e già Comunque quando fai le 10 all'UTMV è già sempre una bella roba, eh? E quindi ho detto, vabbè, andiamo avanti. L'importante è passare Courmayeur, perché a Courmayeur, essendoci casa, rischi sempre che ti venga voglia di tornare a letto. E questo, perché per me queste cose qua sono molto gravi. Quindi basta che superiamo Courmayeur, l'ho superato. Poi Renato mi ha detto, eh, guarda che ne hai due, e secondo me le prendi da qua al Bertone, Bonatti le prendi. E di fatti ne ho presa una prima del, del Bertone, e l'altra prima del Bonatti, cioè aveva, proprio aveva fatto perfettamente la previsione, e poi ho fatto casino a Nuva perché mi ero sconcentrata perché c'erano persone che conoscevo dei volontari, quindi mi sono fermata come al solito parlo eh, e, e non ho preso niente così sono uscita senza acqua, senza uvette, senza niente. Comunque, e, e poi andando in su al Monte lì, come si chiama? Uh, al Col ho superato la fraile. E poi sono arrivata giù, dove sono arrivata più? Alla Folie. E alla Folie ero terza. E, e allora arrivava la telecamera, ho detto, madonna, arriva la telecamera, allora vuol dire che va bene. e Parlo con la telecamera, chiaramente perché almeno chiacchieri con qualcuno e tutto. E poi quando sono arrivata a Champé, Renato sempre ha sempre detto, da Champé inizia la gara, o quantomeno la tua. E io sono arrivata a Champé, stando sempre benissimo, ma proprio comfort... Cioè, che poi la gente mi dice, hai fatto un crono di merda. Eh sì, va bene, ma io non mi impicco. Cioè, se, se, se andare così, basta, io non vado di più per fare un tempo più basso, ma non ci penso nemmeno. Cioè, a quel, in quel momento lì la cosa che devi mettere prioritaria è: vinciamo la gara. Sì. Chi se ne frega con che tempo? Tanto se oggi la giornata è questa va bene così. Quindi io ho continuato in questo modo. E tra champagne e trian sono diventata prima e da lì è diventato complicato perché da lì tu hai in mano l'Olimpiade e puoi solo buttarla nel cesso. E quindi la cosa da non fare era quella. Perciò ho detto: qua devo rimanere molto concentrata. Infatti, anche la telecamera mi diceva: ah, vince, vinci niente, calma, fermi perché mh, ce n'è da fare. Anche perché ce n'era, eh. non è che cioè, da tre anni hai ancora. E quindi in più, io non conoscendo manco cosa avevo da fare, non è che potessi nemmeno tanto rilassarmi. Quindi sono rimasta sul pezzo, eh, pensavo solo a quello che stavo facendo. E fino a Valorsina sono andata bene. Poi, da Valorsina alla Fleger invece, ho avuto un calo della Madonna, che spiega anche perché le proiezioni di gara, diciamo che lo, il loro algoritmo è molto preciso di solito, e prende al minuto più o meno. Loro mi hanno prevista in 25 ore. 40 45 io ne ho messa 26 03 perché in quel pezzo lì mi sono iniziato a incazzare perché era bruttissimo non era il pezzo che pensavo ma era un pezzo di che hanno cambiato era pieno di radici di roba che io odio e quindi ho cominciato, lì, ho cominciato lì la mia testa è andata completamente fuori allora mi fermavo con la gente c'era gente che poi mi sapeva chi ero quindi a lei cominciavano a dire il nome e vinci qua vinci là io di nuovo no ma quando è che finisce così e, e tanto appunto distraendomi però fraile mi veniva sotto perché poi quella lì figurarsi e quindi quando sono arrivata alla flasher effettivamente mi è venuto il declick ho detto madonna stai, stai attenta che questa qua finisce che te la trovi sul talloni e allora mi sono poi buttata giù alla bella meglio ho, ah, ho iniziato a cadere perché poi io cadere cado e vabbè cadi cadi eh, comunque sono arrivata giù e, e poi Renato è venuto incontro dove inizia la, la strada se vuoi e mi ha detto guarda che ce l'hai a due minuti allora, ho detto, no, non è vero, madonna, non è vero. E allora ho dovuto andare come in mezza maratona, ma perché ho detto, no, è qua, cioè non esiste, non esiste proprio che qua rischio una cosa del genere. E spero che mi ha mandato un po' in fumo i piani, perché io avevo pensato, eh, Ale, adesso mi godo il trionfo, ma proprio fantastico, mi fermo con le mani e tutto, e invece questo problema ho dovuto andare, quindi ma menare bene, eh, perché sennò... E, e niente, poi sono arrivata. Per fortuna è bastato. E, e basta, poi me lo sono dopo. Però diciamo che ho fatto proprio la gara perfetta nel giorno perfetto, con tutto perfetto, ed è uscito quello. Eh, è bello perché ha fatto, cioè, ho praticamente ho chiuso il cerchio, nel senso che con quella gara di Campiglio l'avevo chiuso con lo snowboard: perché comunque non mi vuoi portare da nessuna parte, ma intanto io sono lì tra la campionessa del mondo e la vice campionessa del mondo quindi quello sono io e mettitelo via e nel, nel trail vado a fare questa gara qua che in più a casa quindi c'è cioè, proprio è stata una cosa da brividi no? e infatti poi l'ho assimilata solo dopo perché comunque in certa misura per me era comunque solo una gara cioè un'altra gara invece la gente per settimane piangeva quando mi vedeva, io non potevo credere di aver suscitato una cosa così, perché dico: boh. Cioè non te lo aspetti, invece era, era veramente una cosa toccante. E allora poi mi sono messa in testa che forse avevo fatto qualcosa di... <ride> a volte ti, ti accorgi dopo l'impresa, del, della grandezza dell'impresa stessa, è, è vero. Senti, ti volevo fare una domanda. Io eh, ho, sono appena rientrato dalla Scozia dove ho corso eh, una, una ultra, si chiama Ultra UltraX Scotland che è una 125 km a tappe. Non so nulla di ultima Latona, è stata la mia prima esperienza. Infatti, non è finita benissimo. Però ho avuto il piacere di correre con la grandissima Carla Molinaro per quasi tutta la prima tappa, diciamo che mi ha staccato a 50 km, più o meno 10 km dalla fine, e mi sono reso conto, guardando lei correre e anche tutta la sua carriera, e tante altre atlete eh, del suo livello. Che eh, la donna più forte in Ultra è molto vicino all'uomo più forte nell'ultra trail soprattutto. Cioè, diciamo il, la differenza tra uomo e donna sulle distanze così lunghe. Non dico che sia nulla, anche se ho letto delle statistiche, che, che direbbero che volendo, potrebbero addirittura andare a favore del, della donna, però, quasi già ora siamo a livelli in percentuali veramente minimi. Secondo te perché ehm, su queste distanze la donna riesce a competere con l'uomo e stare in classifica con l'uomo? Cioè un, siete più, più portata alla sofferenza? Ti, ti sei fatta un'idea? Visto che comunque anche tu quando, quando gareggi sei, sei lì con gli uomini comunque. Beh, lì, lì fino a lì, nel senso che allora se tu. bisogna sempre distinguere davvero il livello della gara. Perché quando sei su una gara come l'UTMB la donna non è attaccata all'uomo assolutamente anche il tempo cioè quando Rory ha fatto 20, 24 oh, no aspetta ha fatto anche meno eh, mi pare che abbia fatto 23 ha fatto un tempo dalla madonna però era sempre eh, due o tre ore dietro l'uomo non era attaccata perché comunque cioè, al massimo livello della massima gara del meglio che c'è al mondo quella distanza c'è sempre. C'è ancora. Misura magari rispetto ad altre cose, però insomma c'è. Però se pensi, guarda che se lo rapporti. In realtà questa cosa qua non è vera perché se pensi, il primo uomo in maratona fa cerca di stare sotto le due ore, supponiamo. La prima donna quanto fa? 2:15? Una roba così. Quindi se lo rapporti nelle ore, cioè non lo so, uno che fa. Primo uomo 20 ore la prima donna ne fa 24, 6, non è così tanto diversa la storia con tutte le percentuali debite, eccetera. Quello che penso io è intanto non parlerai di predisposizione alla sofferenza, roba varia, perché la sofferenza non la devi avere, se no la prestazione non la fai. Io sono sempre stata contraria a questa parola, quindi eh, non è quello. Credo che sia piuttosto il fatto che l'uomo eh, tende... Ne ho visti pochi davvero saggi, forse uno è, è Tevenar che potrebbe essere uno così, ma l'uomo tende per sua natura eh, a tutto quello che c'è. E probabilmente nel lunghissimo andare poterlo dover pagare, mentre la donna è un po' più conservativa se vogliamo, anche la donna più aggressiva che ci sia, ha comunque un'indole un attimino più tranquilla. E questo fa sì che sul lunghissimo alla fine la donna, sicuramente rispetto all'uomo, ha eh, maggiori, forse, caratteristiche di endurance. Nel senso che eh, laddove l'uomo fa lo sprint molto più facilmente, la donna dura. E quindi è semplicemente questo. Però non, non credo che ci siano grandi altre cose. Poi quello che vedo sicuramente. E che le donne di testa sono piuttosto poste, ma nel senso che eh, io vedo che è difficilissimo, io tendo ad avere anche il primo e non mi diverto io mi ritiro. Quindi, vedo che la donna che decide di fare una cosa, adesso ti stiamo sta laggando parecchio la connessione, la porta, porta in fondo. Perfetto, quindi? E, t, ti abbiamo perso mi sa un po' perché continua a laggare, quindi facciamo veramente fatica a seguirti. Eh, riprova dai, magari è miglior. Stai, stai parlando della donna, che, eh, ho sentito che avevi beh, iniziato a parlare della donna. Non sento più niente di niente. Ti abbiamo perso? Sì, ora sei frizzata proprio totalmente. adesso ti, ti rivedo, ti risento ok, ora, ora ti rivediamo anche noi, perfetto ne riparti pure, stai parlando della donna che è okay. più abituata è da, è da dove? Ru... purtroppo continua a laggare Gian Piero ci dice il bello della diretta vale. sì, è, purtroppo sono anche le connessioni che non ci, non ci assistono a questo orario si ricollegano tutti ora, ora ti vediamo. Prova, prova pure a parlare. Eh, ma io ti vedo, però non, non so, se mi senti anche bene sì, ora sì, ora ti sento. Io ti sento con un po' di decalage. Comunque, un po' di ritardo, sì. Purtroppo mi sa che la tua connessione non è, non è un granché in questo momento. Eh, dimmi cosa posso fare per aiutarti. Ma... Eh, tu adesso sei su connessione cellulare o sei sulla tua DSL di casa? Sono sul su WiFi. Ok, perché qualche volta quella del cellulare funziona meglio. Se vuoi provare, possiamo fare un tentativo. E adesso provare ma no, non so. Eh, perché... Prova, sì, sì, eventualmente se ti scolleghi non c'è adesso... problema, ti, ti ricordo. prova ad appoggiarti ah, no, anzi pro, eh, prova ad appoggiarti sulla linea del cellulare anziché il wifi se ce l'hai perché ogni tanto funziona molto meglio eh, adesso, del... ho fatto. Sì. Okay, adesso ho provato ma non mi sembra che cambia niente ok si sì, ora ti vediamo frizzata proprio oh, eh, vuoi provare a rientrare? ti aspettiamo non è un problema Ecco, proviamo, provo pure a rientrare. Purtroppo, purtroppo può capitare, non, non dico più che è colpa delle connessioni italiane. Perché ogni tanto, quando dico queste cose, ovviamente abitando a Londra, qualcuno in Italia si arrabbia. Ovviamente, non voglio offendere le connessioni italiane, però è un dato di fatto che, eh, soprattutto in alcune zone d'Italia, le connessioni sono un po', un po' così. Poi, ovviamente, io sono fortunato che vivo a Londra, quindi la connessione qua. Devo dire se c'è una cosa che funziona sono le connessioni. Ecco qua. Sai che ti vedo anche meglio, forse la connessione GPG per cellulare funziona. Secondo Speriamo. me funziona meglio adesso. Vai. Speriamo. Va bene. Sì, lo vedo già dalla qualità della, della cam che è molto migliore. Okay. Eh, ti avevo fatto la domanda differenza tra uomo e donna, che, che comunque stiamo vedendo che in alcuni casi le donne riescono a gareggiare a buoni livelli anche con gli uomini e eh, ci stavi raccontando che eh, non è una questione di saper soffrire anche perché a te non piace soffrire e se c'è da soffrire piuttosto ti ritiri mi pare di aver capito <ride> prima sì. che si bloccasse tutto e si è interrotta lì ah ok no penso che appunto molto in sintesi perché magari qualcosa è passato e non voglio ripetermi eh, l'uomo ha comunque caratteristiche sicuramente muscolari diverse quindi è indubbio che ci sia più potenza perché lo vedi nei 100 metri piani non ci sono storie insomma però secondo me il problema di avere quelle caratteristiche fa sì che poi uno tenda ad usarle e quindi l'uomo tipicamente lo vedo dappertutto in ogni gara, quasi in ogni gara tendono comunque a partire forse più forte del necessario e quello sulla lunghissima distanza tendi a pagarlo prima o poi ormai sta roba la sto vedendo bene nelle gare a circuito perché la pago io per prima che sono abbastanza conservativa, io, però tant'è eh, mi faccio portare e finisce sempre male. Quindi, secondo me, il motivo per cui si stemperano un po' le differenze sta solo lì: che l'uomo tendendo a partire comunque a qualunque livello, dal campione del mondo a quello che arriva ultimo, tendono a partire tutti un po' troppo, troppo forti rispetto alle proprie capacità, non agli altri. Questa roba qua, prima o poi, ti presenta il conto, e permette a una donna che abbia gestito un po' meglio di arrivarti più vicino. Però quando si vede la donna che vince in assoluto, cioè io adesso ho appena fatto eh, la, la, la 24 ore per dire, um, adesso ieri, domenica, sabato e domenica, io arrivo seconda assoluta ma non mi sento una figa pazzesca perché comunque eh, devi guardare quanto hai fatto. Cioè non ho, io non ho fatto una gran prestazione per cui sono arrivata così seconda assoluta semplicemente perché gli uomini non, erano, non hanno fatto una prestazione eccezionale. Anche a me è capitato benissimo di, di arrivare anche nel tre nei primi tre, ma quando è così non hai il campione del mondo. Quando c'è la miglior donna del mondo e il miglior uomo del mondo, la, la miglior donna del mondo arriva comunque dietro. Questo è sempre chiaro. così. Cioè, chiaro, chiaro. Nel, diciamo, se dobbiamo prendere il migliore, e il migliore, se c'è ancora un divario, però diciamo, nel, nella mischia dei, de degli atleti forti, di quelli che stanno lì davanti... Mi sembra che c'è più, più livellamento eh, sotto questo punto di vista, che sì, a me tra l'altro piace, piace tantissimo. Eh. No, per... Penso sia bellissimo tutto questo. Volevo dire che comunque quello che io ho potuto vedere personalmente è che ci sono state delle donne in particolare che hanno fatto per un paio d'anni queste prestazioni, quindi che arrivavano anche appunto loro come migliori donne con i migliori uomini arrivavano davvero vicine ma poi si sono infortunate l'hanno pagata molto cara quindi il punto diventa per poter poi anche magari qualche tempo però vai fuori dalla zona buona insomma e quello è quello il problema e quindi secondo me il punto diventa sempre lo sport secondo me non deve diventare forzatura e non deve diventare qualcosa che ti porta a stare male quello che io ho del mondo della corsa, ti devo dire è un po' quella specie di dipendenza psicologica di tutti i tipi che vedi in chi corre. Cioè, eh, se qualcosa ti fa male, se stai male, se qualcosa non gira, perché accadersi? Perché Chiaro. poi, alla fine, il corpo è uno, secondo me, e, ed è da, da presenza. Quindi cioè, poi non è che sembra che io abbia parlato per, per me è quello. Il punto è che, se non fai così, poi non è più bello. E quindi il problema diventa che, appunto, que queste donne super forti, tutto l'hanno pagata troppo cara. Secondo me, per quello che era Perché voglio dire, io personalmente, se sono prima nella gara, ma l'uomo faccia quello che vuole, ma tutto quello che vuole. Io non voglio andarlo a prendere. Io vinco la mia gara stando bene. certo cioè, no, eh, Renato, questo mi ha sempre detto: tu vai via nemmeno all'80%. certo, Perché non voglio ammazzarmi chiaro, purtroppo la, la voce adesso è diventata robotica e c'è qualcuno che ci sta avvisando che non è, non è un granché e riesci non so neanche cosa <ride> cosa proporti perché, perché sì, ora si sente proprio male l'audio non so se vuoi riprovare a ricollegarti non saprei sinceramente perché ora ti sentiamo proprio male 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 Prova a... Vediamo se si riesce a, a ricollegare perché l'audio effettivamente non si sente bene. Voi intanto, eh, amici, potete utilizzare la live chat per fare le domande, anche perché comunque siamo arrivati più o meno in orario. Quindi se avete domande per Francesca, adesso quando si ricollega e se riusciamo a continuare questa live, vi facciamo tutte le domande che avete. Io qualcuno l'ho già vista, avete già scritto qualcosa e se riusciamo a ricollegarci ovviamente farò anche le vostre domande. Io in realtà ne ho ancora tantissime perché poi più si parla con questi atleti e, e più, più cose ti viene voglia di, di chiedere. Poi lei è veramente brava a raccontare tutte le sue avventure, esperienze ed è un atleta anche molto particolare rispetto, rispetto a tanti altri, quindi è molto affascinante questa, questa intervista, non so cosa ne pensate voi. Intanto Sara dice nel frattempo mettiamo tutti mi piace al video, grazie Sara, assolutamente concordo. Sapete che il mi piace soprattutto su YouTube aiuta tantissimo perché rende più visibile il, il video stesso per chi poi lo andrà a riguardare. Intanto vedo che Francesca sta tentando di ricollegarsi ma senza un gran successo. Però speriamo bene. Giovanni dice: fatto prima di iniziare, grandissimo, grandissimo. Sì, ci serve a crescere. Anzi, vi voglio ringraziare a tutti voi collegati perché eh, ci state aiutando tantissimo a far crescere questa community. Ecco qua, vediamo Francesca che si è ricollegata. Ci senti? Ci riproviamo. Io ti sento peggio di prima comunque. <ride> Infatti non so cosa sta succedendo. No, non ti sentiamo. Ti sentiamo. Purtroppo no. ma no, no, io sento malissimo, cioè ti sento ma... molto disturbato. Sì, sì, sì. Anche... Anche io in questo momento. Sì, e... Domande così nuove, così nuove, eh, così lo senti? Però... Sì, perché non, non sento il riverbero della mia voce, più che altro adesso, quindi è un po' un disastro. E, mh, adesso si dice che sembra un pacchetto di patatine, sentiamo come se fosse un pacchetto di patatine. E, mh, non lo so, in realtà, se è la connessione immagino di sì, e io adesso sono sulla linea mia, non ho più il wifi. Però... Sì, sì. Ehm... guarda, prova pure a parlare. Adesso mi metto in muto io, eh? Sì, eh, per vedere se ti sentiamo, prova a dire qualsiasi cosa. Eh, prova, vediamo se mi senti. Ah. Ok, ne mi hai delle cuffie per caso? Ci sta venendo, qualcuno ci propone, no? Le cuffie, ma il problema è che non sento te in ogni caso. Adesso... Posso anche provare queste cuffie? Ma... Proviamo con le cuffie. Facciamo un primo tentativo, dai. Perché il fatto è che io sentendoti così male vuol dire che è proprio disturbato. Cioè... Sì, sì, è un problema di, di lima sicuramente. Proviamo a fare un tentativo. Ok, cuffie Ah, ora funziona. L'audio è perfetto ora. Oh, forse sì. Ah, sì. Fantastico, perfetto. Allora, era un problema. Ehm, guarda, io intanto ho chiesto ai nostri amici se vogliono prepararsi con le domande. Perché tra un po' arriviamo, arriviamo appunto a parlare di questo. Ehm, io in realtà. Ho un sacco di domande, ovviamente causa connessione, non riusciamo a parlare di tutto quello di cui avrei voluto parlare, però mi interessa molto questa sua tua seconda parte, appunto dicevi che hai iniziato a fare le gare in circuito, un po' immagino per il Covid, un po' per noia, non possibilità di fare gare importanti, e ci racconti questa tua esperienza? Perché è, è un cambiamento abbastanza importante tra il correre, in mezzo alle montagne, a fare un certo tipo di gare a quelle del circuito. Come com sta andando questa avventura? Appunto, seconda hai detto, no? Due giorni fa, weekend scorso. Sì, no, allora eh, come risultati sta andando benissimo: nel senso che ho preso proprio una soddisfazione enorme. Questo è, è proprio, la, credo, la, la mia terza miglior situazione della vita. Sono diventata primatista italiana sulla 12 ore. Quindi è figo perché wow. la parola record è sempre bello, no? E, e l'ho fatta anche lì con una gara perfetta, gestita perfettamente dall'inizio: tutto è andato bene. E certo, è totalmente diverso: è totalmente, non c'è paragone con essere in giro nel bosco. Perché cioè, qui non hai altro che il tuo gesto alla fine, mentre, ed è sempre lo stesso. Il problema è quello: perché bene o male in natura, comunque, salita e discesa, terreno diverso, eh, cambia sempre. Quindi hai degli stimoli diversi, se hai anche tu stesso magari delle caratteristiche diverse, può avvenire il momento in cui vengono fuori bene, tipo che ne sono che bravo in discesa, quando c'è la discesa si rilassa, eh, guadagna, quello che vuole, invece lì non ce n'è, cioè lì è sempre quello che eh, rimane. No? L'ho fatto più che altro perché, vabbè sì, da un lato come dicevi tu, per il corona hanno meno male annullato tutto, queste cose quasi come sono un pochino più gestibili, almeno sulla teoria. E le hanno mantenute almeno ad alto livello, nel senso che mantengono i campionati italiani, non è che fai chissà quanto. Però tant'è quelli li ho fatti. E poi era comunque un'esperienza che io volevo provare perché a me piace provare tutto proprio per il discorso di curiosità. E, um, ero preoccupata perché ho detto veramente deve essere una noia impossibile. E invece, in verità, anche lì, se prendi la giornata buona e riesci a rimanere sul pezzo, prendi il flow, quello che vuoi, può diventare anche interessante. E adesso sto scoprendo appunto il modo di affrontarle perché in ogni caso io ho fatto dei chilometraggi che vabbè in Italia sono significativi però il primato nazionale è comunque la quindicesima prestazione al mondo di tutti i tempi e tutte le categorie quindi quella è una prestazione di rilievo, rimane quella e va bene ma sulla 24 invece non ho ancora trovato la quadra Infatti faccio, cioè io un personale di 224, però non, non è un granché, cioè oggettivamente sono campionessa italiana con quella distanza e sono terza prestazione italiana, ma rimane una distanza che non è granché. Allora ci devo lavorare perché comunque è, è molto una gara di gestione, non devi fare errori. Eh, ti permette forse ancora meno errori che, che nel trail se vogliamo. Proprio perché no, et, essendo tutto uguale, non hai il momento in cui dici: Boh, adesso cambia qualcosa e magari vengo fuori in altra maniera. No, lì proprio dall'inizio alla fine devi essere super perfetto, super uh, sul pezzo e tutto. E l'altro problema è che lì io faccio l'errore che dicevo prima: che fanno i maschi, cioè all'inizio vado via un po' troppo, cioè, non mi pesa, ma mai troppo comunque. E quindi alla fine lo paghi e io lo sto sempre pagando tutte le volte e, e lo paghi male poi qua perché poi tra l'altro un conto è sai quando sei in montagna anche all'UTMB anche sulla gara più importante dell'universo tu hai dei momenti in cui cammini e va bene così è giusto così è da fare così è proprio tecnicamente da fare così ma quando sei sull'anello in piano e cammini non ti senti proprio figo anche se si fa per carità cioè mh, va benissimo però ti senti male, cioè sull'asfalto in piano cammini e dici ma sono proprio deficiente, almeno io mi dico così. E quindi quando è così cominci ad andare in un loop mentale che non è proprio così agevole, no? E perciò è e la trovo interessante per questo, perché è un laboratorio continuo di sperimentazione, non so come facciano a farla quelli che non vanno per la prestazione, quello è un mistero che non, non riesco a, a capire, però. È io invece così. quello che non riesco a... Uh a decifrare è come fai a fare delle, delle prestazioni di questo genere delle distanze di questo genere dicendo che non ti piace soffrire perché ma non soffro se no non andrei a fare è appunto è, è, quella, è, è una cosa bellissima è affascinantissima questa cosa qua perché non, non riesco proprio a, ad immaginare di essere nella tua testa e, e fare una, una distanza così senza avere un momento comunque di sofferenza, è, è, dove, è, è come se la tua testa non, non va a decifrare la sofferenza nello stesso modo in cui probabilmente la vado Ma a fare o no, allora, oh, la maggior parte me... di noi. No, si tratta secondo me, di rimanere oggettivi e valutare la situazione. Intanto passo per passo, e poi davvero non raccontandosi delle cazzate. Allora, io qua posso dire che. Eh, e questa almeno è una cosa inedita perché, appunto, le altre robe le ho mai già dette in tutte le interviste che ho fatto nel giro di un mese. però questa è nuova perché la gara è di due giorni fa. Allora, qua io ho avuto un momento di sofferenza, ce l'ho avuto perché a un certo punto, essendoci una curva strettissima, ma proprio una roba senza senso, proprio una boa eh, dove tu fai un 360 praticamente, ma ci arrivi dentro magari all'inizio, ci arrivi dentro anche ai 12 allora. Vuol dire avere proprio un brusco arresto, ripartire così. Allora, quella cosa lì mi ha infiammato completamente tutti i tendini del, dell'interno caviglia destra, che era dalla, Io giravo verso destra, chiaramente. Ok? Quello era dolore puro, cioè, venuto dal niente, a un certo punto è venuto... Io impazzivo perché io non lo sopporto. Cioè, io non voglio andare in giro avendo male, basta. Ho detto andate tutti a cagare, io ho male, basta. Mi sono sdraiata lì. La prima pausa che ho fatto, hanno cronometrato ben 16 minuti e sono stata sdraiata, mi hanno messo il ghiaccio, mi hanno messo un elettromedicale che emette un segnale che, biologico, eccetera, che dovrebbe un attimino aiutare anche a drenare tutto. Poi sono ripartita dopo 16 minuti a calci nel culo perché io non volevo neanche più andare via di lì. E vabbè, allora niente, ricominci, cammini un po' e prendo, io prendo il corpo con le buone nel senso che sono stata lì sdraiata 16 minuti, a quel punto mi gira la testa, perché hai calo di pressione hai tutto che non va, perché ovviamente, come quando finisci una gara, alla fine, questa roba mi è successa intorno alla diciottesima ora, cioè signori so, corro da, 19, da 18 ore se io poi mi sdraio, è ovvio che non sto più in piedi perché perdi tutta l'attivazione, eccetera quindi ho detto, vabbè, camminiamo cammina, cammina, intanto che è bellissimo camminare sulla pista di atletica ti senti veramente il figlio del vento, no? Cioè, ecco Comunque cammino, poi faccio il mio giro di boa camminato e poi ho detto non voglio camminare proprio tutto il giro, iniziamo a ricorrere con dolcezza con estrema dolcezza per vedere se in qualche modo si è drenato un po', se riprende un po'. Poi arrivo alla seconda curva, sempre verso destra, cammino di nuovo anche quella per non rimettere in stress la, la caviglia, poi ricorro nel dritto. Poi ripasso davanti all'assistenza, ho detto "Vabbè, ok, andiamo avanti". Vado avanti fino a che l'ho addomesticato un po', nel senso che camminando a questo punto, se io camminavo le due curve, nei rettilinei non sentivo male, e quindi andavo, ma col male non sarei andata avanti. Lì avevo, la, diciamo, il vantaggio se vuoi, che erano due punti circoscritti che potevo evitare di insomma, di affrontare avendo male e ho fatto così. Però chiaramente facendo così, la prestazione è andata perché a quel punto, nella mia testa è, è venuta l'idea che il record ormai non era più alla portata, perché facendo così non lo facevo più. E quindi la motivazione anche viene mo molto a mancare, perché dicevi adesso io devo andare in giro per altre sei ore, st sta condizione, ma, cioè, e, e, e ti dico perché ci vado, perché il resto appunto del mio corpo organicamente non è affaticato, e quindi lo posso fare, cioè io non avevo male in nessun altro punto che non quello, e quello era gestibile, allora a quel punto lì ti devi guardare dentro e dire, posso farlo? concretamente e se devi dirti di sì allora lo fai eh, perché certo. sì perché un minimo poi io lì avevo corso anche per la memoria di falcone borsellino tutte le stragi e quindi avevo cioè avendo dato il mio ruolo di ambassador così per sta causa ho detto in più sto portandomi questi 11 nomi ne ho la responsabilità in qualche modo perché ho messo la mia faccia per la loro e quindi metto il culo e lo muovo però forse anche senza maglietta non so se avrei continuato perché comunque ho fatto meno di quanto ho fatto al campionato italiano, non ho fatto il record e quindi in realtà le mie motivazioni personali erano molto venute meno. Però ti dico: certo. se andare avanti in una cosa non fa sì che io vada contro il mio corpo, allora lo faccio. Ti, ma me, ti ripeto: per fare questo devi andare via in comfort. Cioè secondo me quelli che dicono la corsa è sofferenza è perché sono in regime È inevitabile che sul regime ti porti la sofferenza, ma infatti, beh, ecco perché io lo evito. Cioè, è proprio molto semplice oh, bellissima filosofia Senti, ehm, ti faccio l'ultima domanda anche perché vorrei riuscire a rispondere almeno a qualcuno dei nostri amici eh, è una domanda è la classica domanda di Esco a Correre faccio a tutti gli intervistati che cos'è per Francesca la corsa oggi visto che tra l'altro tu sei anche è una sportiva dentro, hai fatti tanti sport. È una storia d'amore con un altro sport che non è la corsa, ma la corsa, che cos'è per te? Eh, beh, è, è la cosa che, che mi sta permettendo di esplorarmi perché alla fine io lo, lo faccio per questo. A me piace vedere dove posso portare il mio corpo e dove posso portare la mia mente, ma il tutto sempre senza accanimento. Cioè, io sto cercando. Attraverso la corsa di allinearmi completamente. Laddove magari ci sono stati momenti nella mia vita in cui mente e corpo non erano allineati, quindi volevano cose diverse e in qualche maniera erano conflittuali. Adesso, io, attraverso questo tipo di modo di affrontare la faccenda mi sto allineando e cerco di fare in modo che tutta la mia vita segua, come dire, una stessa vibrazione. Quindi anche queste corse, io le sto prendendo in tutt'altra maniera. Ma anche per quello ti devo dire, ho trovato forse la mia dimensione in queste corse a circuito, perché la corsa in questo momento mi sta restituendo. Ecco, cos forse cos'è? Mi sta restituendo quello che io ho messo nella vita prima, dappertutto, adesso lo sto avendo indietro nei circuiti, perché adesso io, anche facendo lo schifo che ho fatto domenica, ho della gente anche della Protezione Civile che mi scrive, gente che è stata lì a guardare, che mi hanno vista e vedendomi muovere, solo non mi conoscevano hanno visto, mi hanno visto il mio movimento, hanno visto la mia faccia e hanno capito chi ero e allora me l'hanno scritto e a quel punto lì ho detto taci che questa è la cosa giusta perché sto riuscendo appunto a, a farmi conoscere per chi sono io davvero non è neanche più l'atleta cioè lì attraverso un gesto atletico vedono una persona e quella è la cosa che, che sto facendo insomma Bellissimo. Questo penso sia la risposta più originale che, che ho sentito fino ad oggi, totalmente diversa dal <ride> solito, e mi piace molto, Bene, grazie. grazie di cuore. Senti, ti leggo qualche, qualche domanda. Ce n'è una di George che mi piace molto, visto che hai accennato alla Western State, hai in mente di farla e cosa ne pensi di questa gara? Pe... L'ho già, <ride> già fatta, l'ho già fatta. Non figura granché nel mio metico palmares perché è la gara peggiore che io abbia mai fatto in vita mia è, è bellissima, è, è bellissima e la consiglio a chiunque se si riesce a entrare a me, io ero stata invitata eh, però ho avuto problemi è la prima volta veramente che mi succede un problema di vescica ma era una roba, era un cratere era una cosa, era impossibile per me eh, fare qualsiasi cosa, quindi ho passato praticamente i primi eh, almeno 60 km in un dolore impossibile, perché avevo di fuori la carne. Poi, uh, finalmente, ho trovato l'assistenza, perché lì non, è, non la potevi avere in tutti i punti, e comunque, eh, o si, cioè, potevi se avevi tanta gente. Quindi, cioè, se hai tante persone, ok. Ma noi non potevamo, perché avevamo solo una macchina, e quindi loro potevano venire solo lì come primo punto. E lì ho cambiato scarpe, ed è leggermente migliorata la situazione, perché, appunto, mh, avevo meno frizione sul punto incriminato, però comunque la gara era andata, cioè era proprio andata, cioè la Western o vai là per fare appunto minimo le 10, come all'Ultra o vabbè. E io a quel punto lì non c'ero più, anche se ho avuto un revival che me l'avrebbe permesso, perché a un certo punto quando ho preso il Pacer eh, sono riuscita a di nuovo a correre benissimo, ma proprio bene, ero, ero comunque a posto perché organicamente stavo bene. E quindi boh, vado, fin dove sono andata, poi è ritornato il dolore o di nuovo ho dovuto camminare tipo 20 km dove vuoi andare, alla fine sono arrivata 17 diciassettesima, una roba così, però è un'esperienza, guarda, cioè veramente da pelle d'oca. Cioè, rispetto, cioè, l'ultra è già molto sentito, l'UTMB, come clima, atmosfera, ma quella è mille volte di più, cioè quella entri nei ristorie, è bellissimo, entri dentro, arrivano in, in tre, What do you need? Water, food? Così. E tu devi solo ordinare come un ristorante, questi ti mettono tutto, fanno tutto loro, ma vedi proprio che ti vogliono aiutare a tutti i costi. E quello è molto figo. Mentre qua da noi c'è comunque molto più distacco: cioè il volontario oltretutto elige a tutte le regole, eccetera. Perciò, sì, ti dà la roba, ma mai che ti dia un aiutino in più, no? Quelli tra un po' mangiano anche al posto tuo, pur di farti. perché gli americani sono così, cioè hanno sì. questo modo di fare che è veramente bello. E Quindi se, se uno ha la possibilità di andare lì deve andare. Ma credo che comunque in generale in America, beh, per ogni volta che io sono andato è stato comunque bello. Sì, condivido, condivido anch'io, gli americani per lo sport hanno qualcosa in più di noi, di ah, noi europei. Lo, lo rifaresti? Sì. Beh sì, sì, anche perché in più è anche una gara adatta a me, perché comunque non è tecnica, io detesto le gare tecniche. Anche se non so perché le persone pensano che io vada bene, io faccio schifo. E, e, e poi è in un posto bello, oggettivamente davvero bello, cioè quei boschi lì sono bellissimi. Poi parte da, da dov'è che partiva già che non mi ricordo più. Oddio, non mi ricordo. Vabbè, comunque posti dove si fia, quindi anche lì mi viene in mente: vedi la seggiovia, mi, mi sembra di poter tornare con la tavola, quindi a tutto che mi piaceva e eh, si sì, tornerei. Però è complicato, troppo complicato. Mai dire mai. Poi quando è un conto in sospeso, bisogna chiuderlo prima o poi. <ride> ma no, ma io direi che sono comunque contenta, non è che... Gian Piero ci fa una domanda sul passo. Con che passo si riesce a correre queste distanze? Ovviamente dipende dai terreni, però... Eh, dipende dai terreni. Non c'è In realtà una risposta universale non te la posso dare. Perché se è tecnico, ah, poi non è solo il terreno, è anche quanto tu sei in grado di gestire quel terreno. Tipo, io se è tecnico sono ferma, cioè, ciao. E quindi eh, io vado proprio piano. Quello, uno che è molto bravo sul tecnico vola anche lì, ma non è il mio caso. Eh, io posso dirti il passo sulle ultra di strada, però non serve a niente, nel senso che anche certo. lì poi dipende dalla distanza e tutto. Io insisto il passo è quello in cui tu ti senti davvero bene e puoi chiacchierare con qualcuno. E va vista così, sì. va vista proprio sempre. È anche una domanda, se vuoi, che io eh, non trovo utile, perché ogni persona è diversa, e quindi in realtà non c'è mai la risposta universale. E, sì. È sempre soggettivo e bisogna vedere di stare bene, di avere mangiato e bevuto. E a quel punto ti viene quel passo che tu... Cioè, l'ideale è avere un passo che non cala. Perché tanta gente, magari fa la, la prima salita, la seconda salita benissimo, e poi a lei fermi. E invece, dove funziona è che tu riesca a mantenere, è quello che è un po' la mia forza, no? Che io, guardando le, i pezzi dell'UTMB si vede proprio che io vinco la gara sul corribile. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io nei pezzi di salita o discesa, non ho consumato quasi niente. E quindi dove c'è da correre fare la differenza, dove la velocità puoi davvero farla, la faccio. Ma se io certo. mi fossi. Ammazzata sulla salita e, e, e imballata nella discesa, arrivavo in piano della ferma. Quindi, questo è un po'. Lo... E, è saper leggere il terreno, secondo me, è saper leggere la planimetria e tutto quanto che può permettere di affrontare la gara in modo intelligente. Chiaro. E, e ti volevo leggere due complimenti. Uno di Alessio che. Ti vorrebbe come mamma, comunque un sogno, avere una mamma. Così e immagino Oddio, che se fac... volete, vi chiamo i ragazzi per vedere <ride> se sono d'accordo. Se vuoi ti, la, ti lascio <ride> lo screenshot, poi te lo passo sul sotto. <ride> <ride> e Nicola invece ti ringrazia per l'aiuto che le hai dato a lui e a suo padre durante la sei ore a curato. Ma dai! Il tuo Sodo, ah, mi ha dato l'energia <ride> per l'ultima ora, bellissima leggere sì. queste cose. Ah, sono... Mi fa proprio piacere, sì, perché lì è. Io ero lì, avevo fatto schifo, appunto. Io intanto faccio proprio schifo. Quella lì non era giornata assolutamente e io, appunto, non vado contro me stessa. Quindi ho detto: vabbè, andiamo a fare la doccia, cambiamo ruolo. Sono andata lì a fare assistenza, e però a, a, lì a fare assistenza io avrei voluto aiutare tutti perché dico: devo pur servire a qualcosa. Ero piena di roba da mangiare che in più mi avevano fatto degli amici e quindi non volevo che andasse sprecato niente e volevo aiutare più gente possibile. E lei, ne, in quel caso, c'era appunto. Il papà, e allora gli ho spiegato perché poi ho detto: Lì è stato figo, no? Perché io vado lì e gli dico: Ma senta, dia a suo figlio un po' di queste cose, eccetera. E poi mi sono detta: Sì, ma questo mi dirà, ma sta scema, cosa vuole, no? E allora ho dovuto dirgli: Ma lei lo sa che sono io, è la prima volta che uso questa formula in vita mia, però ho detto: Vale la causa perché almeno se sa che sto dicendolo perché so che cosa dico, magari poi lo certo. fa. E allora poi l'ha fatto e sono contenta, bello. Ti leggo quest'ultima domanda, e Federico, eh, ovviamente complimenti, che cosa ti regala a livello emotivo? Lo snowboard e cosa il running, e anche a me interessa queste due distinzioni, uh, beh, eh, ma oddio, a livello emotivo, forse da più running, nel senso che hai più momenti, se vogliamo, di, in cui puoi riempirti. Perché, comunque, io personalmente mi cerco di riempirmi di energia, di, di roba sociale se vogliamo, di roba umana, ai ristori quando si tratta di ultra trail o in generale nel circuito in tutti i punti. Perché tanto la gente continua a parlare, a dirti cose e le prendi sempre, assorbi sempre. Ed è molto bello. E poi c'è anche un po' di condivisione. Nello snowboard non c'è nessun tipo di condivisione, questo è chiaro. Poi. Chiaramente tu puoi anche stare della stessa squadra, ma sarai sempre avversario, quindi è ovvio che non... tutte quelle belle cose che si scrivono sono tutte balle, cioè, ecco. Però a me, dello snowboard piaceva a livello emotivo arrivare in cima, mettere il pettorale sulla tuta da gigante che io adoro, cioè, io adoro delle cose stranissime che la gente magari però metti la tuta da gigante, ti alzi la mattina, la metti, fai colazione, vai fuori. Io, poi, quando vincevo sempre la Coppa Italia, avevo sempre l'uno praticamente potevano anche non riprendermelo perché tanto era quello sempre sto uno, mettevo sto uno e dicevo la regina qua eh, mi piaceva proprio me lo dicevo da sola e, e poi arrivavo al cancelletto e lì a me piaceva fare un'altra cosa che era mettermi nel corpo di qualcuno che è di nuovo un discorso complicato dovremmo fare un'intera ora su questo però io all'epoca guardavo Debora Compagnoni che faceva sci entravo nel suo corpo quando lei faceva le sue gare e me la mettevo anche quando io facevo le mie perché così, cioè con gli sciva, tendi a andare più veloce rispetto allo snowboard su un gigante. Quindi io facevo che entrare nel corpo suo, mi toglievo pressione perché era come dire, fa lei le cose. Era proprio tutta una cosa mia. Poi arrivavo giù e adoravo girarmi e vedere il tabellone, e doveva esserci scritto uno. Quando vedi scritto uno, ah, bellissimo. Quella era la cosa figa. Poi mi piaceva tanto anche a livello emotivo il fatto di. Arrivavi sulla pista, sentivi l'odore della neve, sentivi l'odore della mattina, lì era una cosa più sensoriale, se vogliamo, di, di roba umana c'era poco, come emozioni umane era tutto mio, alla fine è tutto mio, invece nel, nella corsa c'è proprio tanto del resto, c'è l'amore no? se vogliamo, io l'ho sempre detto, c'è l'amore di chi è lì che ti fa assistenza, perché anche adesso sulla 24, cioè della gente che sta lì 24 ore non è che è gratis, è che la, trovi tutti che vogliono farlo, invece... Loro lo fanno per me e quindi questo è importantissimo. E poi tutti quelli che, che correndo con te continuano a darti incoraggiamento, tutta questa roba qua è unica. E questa non c'è nemmeno sul trail, devo dire. Perché comunque sul trail alla fine io sono sempre stata in giro molto da sola e da sola, boh, passi uno, se va bene ti dice bravo, se no non ti dice neanche quello, vai. È, è molto una cosa di nuovo da soli, solitaria. Eh, egoista, se vogliamo, invece nei circuiti questa cosa qui si stempera perché continua a passare le stesse persone. Ti conosci alla lunga, sai anche i nomi perché se li guardi sul pettorale li sai. Qua era figo ancora nell'ultima che ho fatto perché addirittura, ma più di per cioè, almeno cinque persone mi hanno detto che mi riconoscevano dal passo. Quindi io quando arrivavo non si giravano, mi dicevano Francesca, io eh, sì. Lo, cioè è, è particolare che sentissero il certo. passo, quindi è una cosa part... bella, ecco. Sì, sì, è vero, l'impronta del runner. Senti, ehm, io chiuderei con il futuro, se vuoi raccontarci che piani hai, eh... chiudiamo eh. così. Che piani ho? Vivere la giornata come al solito, perché io come dico sempre non ho più grandissimi... Sogni nel cassetto, a parte che già non mi piace manco la, la definizione, comunque, perché odio tutto quello che è stereotipato. Comunque, diciamo che le gare più importanti al mondo, sfortunatamente per me, le ho già fatte tutte, e bene o male, tutte sul podio, quindi non mi rimane tanto da esplorare. E non piacendomi ripetere, è difficile. Mi piacerebbe che si potesse tornare finalmente alla vita come Dio comanda e quindi avere delle, degli inviti imprevisti, come è stato un po' nel, nel 2019, andavo in giro così, mi invitavano, io prendevo, e andavo, cioè mi scrivevano, vuoi venire in Cina? Sì, cosa mi dai? Aereo, mangiare, perfetto, sono lì, parto, faccio il visto, vengo via, senza pensare, senza niente, vai a scoprire posti nuovi, cultura nuova, tutto bene. Questa è la mia idea, di, cioè vorrei usare la corsa per ancora andare in giro e vedere mondo, conoscere gente, conoscere culture e poi lavorare sta 24 ore perché deve venirne fuori finalmente la prestazione che voglio io, quello sì quindi ho in mente farò il mondiale della 24 a ottobre sì. E, e lì voglio andare bene quindi ci devo lavorare ancora un po' perché devo smettere di fare errori quello è proprio l'unica cosa diciamo di preciso che so che voglio fare poi il resto, qualsiasi cosa, ma come anche l'anno scorso ho ben fatto tutto, cioè anche le 10 km facevo pur di fare una gara va bene, qualunque cosa che bello ti seguiremo e facciamo il tifo per te ovviamente grazie beh che dire è stata veramente una bellissima intervista per quanto mi riguarda grazie grazie davvero per, per tutto quello che ci hai raccontato sicuramente ci sono state tantissime cose che non abbiamo ancora trattato e ho la sensazione che potremmo fare 5 live di fila e ancora Uscire con questa, con questa sensazione di manca ancora qualcosa, quindi sicuramente ti rinviterò magari un po' più in là, magari chissà quando porti a casa qualcos'altro visto che ho sentito mondiali, insomma obiettivi importanti, se avrei voglia, ovviamente. Vabbè, guarda, io tanto alla sera non faccio mai niente, quindi quando <ride> vuoi tu chiama e, e parliamo. Grazie, io saluto tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. चाओ.